calcio d'inizio. Siamo pronti per goderci lo spettacolo. Sì, grande intensità subito da parte di tutte e due le squadre, con Italian Coffee molto propositivo. Adesso l'errore in fase difensiva del Latina, e allora Del Pizzo come un rapace ne approfitta immediatamente con la puntata. Adesso il destro, la deviazione sotto porta del numero 13, ha segnato Thiago Bissoni il pareggio immediato del Lynx Latina. Calcio d'angolo, va Cortés al centro per De André Garcia, i due nuovi confezionano il gol del vantaggio del Petrarca. Cortés per De, posizionato molto bene Diego Moretti. Adesso Alba prova, altro dribbling, va da Vitale, ancora altra giocata stratosferica del numero 7 Jorge Alba, che dà un cioccolatino solo da scartare. Andrea Vitale, 3-1 a 6 secondi dalla fine del primo tempo. Il secondo tempo di Lynx Latina e Italian Coffee Petrarca, 3-1 per la formazione di Luca Giampaolo. Va in porta Rever Cortés, la risposta di Casassa. Adesso il pallone al centro, era da solo Pedrinho. Adesso Cortés si fa vedere, il grandissimo pallone per De, palla fantascientifica. Molto pericolosa il Lynx Latina, Guedes che si è ritrovato il pallone sui piedi non riuscendolo a deviare in rete. In pressione su Alemão, che adesso va ancora da Juan Carlos, pallone sul secondo palo. Adesso pallone dentro per Dudu Costa, che arriva da solo, brucia Caio Giapa ma non trova il gol. Alemão per Anas, che stavolta trova un gran gol in mezza rovesciata, trovato bene da Alemão, si coordina alla perfezione. Ancora Thiago Bissoni, braccato da Cortés, e allora si va da Juan Carlos, pallone al centro e arriva il pareggio ancora del numero 30, Anas fa 3-3. Si avvicina sempre di più all'area il Latina, arriva la scucchiaiata sul secondo palo e arriva il gol. È rientrato troppo tardi in porta Moretti e trova il gol del 4-3 Juan Carlos. 52 secondi alla fine, finisce al Pala Gozzano una rimontona del Lynx Latina ai danni dell'Italian Coffee Petrarca.